io niente, non ho mai, nella mia vita non ho mai presentato un libro, però se mi riesce ci provo, nel senso che mi piacerebbe così dare la possibilità di immaginare o di cogliere alcuni spunti che ho colto nella mia lettura e diciamo a chi c'è, implicitamente porre delle domande a Giuseppe, che ora lo presento chiaramente, e Luca dirà quello che crede quando vuole, se vuole prima di Giuseppe, ma soprattutto poi per vedere se c'è la possibilità anche dopo di aprire una piccola finestra o una grande finestra, non lo so, in cui ci possa essere un foglio dove, che ne so, magari cominciamo a scrivere un capitolo di una ristampa di questo libro, come siamo partiti qua per capire cosa ci stava succedendo, cosa non ci stava succedendo per tutta una serie di fortunate circostanze. Parto da qui, dalla cosa che subito mi ha agguantato, perché sono di parte, l'avidissimo, vivacissimo Floro, Primo Levi in Argon, dal primo racconto del sistema periodico. Io non sono un chimico, sono laureato in scienze confuse, chi lo sa lo dico sempre e l'ho detto anche oggi, però questa frase mi ha subito agguantato, mi ha subito fatto sentire che era una lettura che mi avrebbe coinvolto, mi avrebbe appassionato, mi avrebbe imposto un'attenzione particolare. Poi quando nel primo capitolo trovo questo livellarsi è giusto, ormai è evidente che queste sostanze sono molto pericolose, come lo furono l'amianto, il DDT, il PCB e il fumo del tabacco, mi prende subito un'ulteriore spinta per andare avanti nella lettura velocemente, anche perché subito mi interrogo. Io ho attraversato una fase della vita, ancora mi sento comunque sia coinvolto, me ne sono accorto e mi sento coinvolto. Non sono mai stato un militonte, però vengo da una generazione in cui ero insieme con altri militante, e invece qui scopro una cultura dell'attivista, quindi vorrei che poi tu la declinassi meglio, no? Quella di chi dice appunto a altre generazioni che sì, ma non esistono burattinai, non esistono destini predeterminati, esiste sempre attraverso la conoscenza, l'impegno, la partecipazione, lo studio, il conflitto anche, la possibilità di cambiare, di voltare pagina o quantomeno di arrivare a un punto per cui si possa fare qualcosa che rallenti processi inarrestabili e immaginare magari altri modi di vivere, altri modi di fare società. Vabbè, insomma, volo ora. Da una scoperta casuale al progetto Manhattan, il caso Floor Seed, cosa ci ho visto progetto scoperta casuale, industria bellica, guerra, poi ce lo dirà lui, i Floor Seed e il racconto di Wilbur Hernant, tutte e due, da altre sponde dei mari, Mare Nostrum e mare e di là dell'Atlantico, la presa di coscienza dagli animali che curavano a quello che accadeva agli animali. Parte tutto un racconto che poi è il racconto che consente a Giuseppe di spiegare un po' cos'è accaduto. Ma andando ancora, quando mi dici che l'azzardo di quel mondo industriale che aveva messo in produzione beni nati per esigenze di concorrenza, di far fronte al mercato, gente di mercato poi sposati, impiegati dal militare,
era un azzardo che si basava forse sul detto di Paracelso, che è la dose che fa il veleno. Tu lo neghi nella chimica, in quella chimica lì, non è la dose che fa il veleno, anzi, qui è il veleno, punto. Mi fermo su questo punto e vado veloce alla parte finale. Quando ci dici che non esistono più zone disgraziate, come le chiami? Non zone di sicurezza, zone di sacrificio. Io subito ho pensato alla mia indignazione di quando, qualche anno fa, non mi ricordo quanti decenni fa, venne fuori la vicenda di Bhopal, no? E quindi, e oppure quando io nel mio lavoro vedevo in Toscana il polo chimico che andava morendo, però mi rendevo conto, io c'ero a Piazza degli Aranci quando tiravano aranci, quando ci fu poi dopo la chiusura della Farmplant, la carbochimica italiana, Edichem, insomma la chimica che inquinava, la chimica grossolana, la chimica di un paese sconfitto che si prendeva, diciamo, io perlomeno era la mia lettura, no, era la mia lettura, che si prendeva, diciamo, la chimica più ignorante, no? E invece gli altri portavano avanti la chimica più fine, quindi quella che era anche nella mia visione, no, più sicura. Con la vicenda dei FAS, questo chiude completamente, perlomeno io l'ho capita così, lo chiude completamente. E poi, vabbè, i vari comportamenti che passano dalla negazione, la dissimulazione, la demagogia, il tentativo di comprare, ma la produzione di nuovi prodotti, no? Che poi però fanno sì che la toppa diventa peggio, quella del buco. E poi veniamo qui, veniamo in Europa e arriviamo in Italia, sulla terraferma, dove eravamo partiti prima con Forza. Quindi le vicende belghe, le vicende olandese, salto, no? E che poi come nascono, perché la vicenda Genix, come si chiamano, secondo me è clamorosa, no? E, oddio, non posso non pensare Carosello, un vero invento, quando penso alla Miteni, al Mazzotto, agli abiti che non si macchiavano, avevo 60 anni di meno, diciamo 70 di 24 la fine. Insomma, un mondo che. E poi la vicenda piemontesi, Montenzo, Solvay, ho scoperto che amici miei, c'era un mio amico, c'era lo zio che ci lavorava, è di Montecatini. E in casa qualcuno c'è più proprio per detto nome. E poi no, concludere però una cosa. Ah, io non parlo della finestra sul centro di Colli, se c'è la possibilità, magari l'apriamo dopo sulla base del racconto del report che ci farà Giuseppe, che ora lo presento, ma così finisco su queste ultime parole. Speranza nel contempo ha consapevolezza, no? Della portata, quando dicevo appunto sì, si può rallentare, si può cambiare strada, però non è detto, no? Le scioline, io so fascia, mi si incrociavano le gambe, no? Però quando leggi la storia, no? Che la Norvegia vinceva il fondo perché erano maestri nella sciolina, magari anche voi, no? Cioè, sono stati tanto livelli dei trentini, insomma, no? Poi si ammala quello che l'applicava, no? Prendono coscienza che la sciolina, appunto, per le nature, per la natura del prodotto, che poi ci spiegherà Giuseppe, insomma, fa aprire un processo che poi si sposa, cioè quello degli abiti per lo sport, delle dotazioni sportive che possono essere fatte al massimo delle performance, perché vanno a scalare, baci, come si chiama? Sì. Va a scalare le cime, quelle che noi amiamo tanto. Della Patagonia, no? Quelle cime così incredibili, no? E poi c'è tutta l'esperienza pratese. E qui voglio chiudere, magari dopo riapriamo, se ci riesce, sul distretto cartario, quello che può essere l'economia toscana, i distretti produttivi, no? Scoprite che da un sacco d'anni un gruppo di aziende consapevoli della portata di questo tema, indipendentemente dalla normativa vigente, una visione del futuro, del loro futuro, del lavoro, del reddito, del lavoro, no? E di un'etica di impresa, si impegnano per costruire cicli produttivi
e applicare cicli produttivi diversi. Insomma, ora vi dico chi è Giuseppe e poi, insomma, ce n'è, come si diceva a Luca, per benedire e santificare. Prendere coscienza, informarsi, studiare, essere partecipi di un processo di acquisizione collettiva di conoscenza, esigere dati da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte degli enti preposti, e poi discutere sulle strade da prendere, no? Senza che ci sia nessuno che sia Marchese del Grillo o senza nessun altro che prende a maggioranza qualificata sulla base delle elezioni oppure in un'assemblea popolare. È un processo complicato, complesso, cioè che fa rete, perché questa roba appunto, no, è lipofobica e idrorepellente, e quindi la società che traspira, respira e che può anche essere lipofobica e idrorepellente. Chi è Giuseppe? Così me lo sono tenuto in fondo, ma lo voglio leggere. Innanzitutto è stata una bella scoperta per me, quindi non voglio adularlo, però oltre che esponente, diciamo, di spicco e responsabile della campagna di Greenpeace, voi lo sapete probabilmente, vabbè, la metto così, è un tecnico, è una persona che ha uno che ci mette delle citazioni lì, quindi per me ha una cultura e una sensibilità umana che io apprezzo tantissimo, no? Però la formazione tecnica verrà fuori, quindi non si potranno fare tanti voli sganciati dalla realtà. Ora mi chiedo, e a te la parola. Posso due cose? Giusto per contestualizzare e dall'altra parte anche per ringraziare chi è venuto oggi a presentare questo testo. Perché contestualizzare, oggi facciamo questa presentazione con la provincia, come presidente di provincia. Due mesi fa abbiamo fatto la presentazione della campagna di Greenpeace in comune a Capannori, come sindaco di Capannori. Quindi questo per dire che alle istituzioni e alla politica questo è un tema che interessa, è un tema del quale se ne deve occupare. E quello che stiamo cercando di fare sia come provincia che come comune è di occuparcene, tanto che il comune nelle settimane scorse, poche, ha approvato un ordine del giorno proprio successivo alla presentazione della campagna di Greenpeace, dove si chiede alle aziende del nostro territorio appunto di analizzare, approfondire e fornirci i dati. Nel frattempo c'è stata anche la trasmissione di Report, che è su questo tema, che è stata molto precisa, puntuale, e credo da questo punto di vista, ecco, noi non dobbiamo fare allarmismi, però dobbiamo conoscere. Qualunque cosa prima di tutto deve essere conosciuta e deve essere conosciuta nei suoi aspetti, e la nostra funzione è quella appunto di fare conoscere queste cose. Questi incontri vanno in quest'ottica. Oggi è la presentazione appunto del libro che Giuseppe ha fatto, e quindi siamo anche molto curiosi di entrare nel vivo e anche di conoscere alla luce anche della trasmissione che è stata fatta, e quindi sicuramente ci saranno anche collegamenti con questo. E dall'altra parte lo dobbiamo affrontare tutti i soggetti insieme. Cioè, se questo problema, e comunque in qualche misura lo è presente sul nostro territorio, lo dobbiamo poi affrontare insieme, senza contrapposizioni. E credo questo sia l'approccio che noi dobbiamo avere, e questo è il ruolo anche della politica e delle istituzioni, perché il fenomeno per certi aspetti è un fenomeno nuovo. Poi io non so quanti anni fa ho letto che le padelle antiaderenti graffiate facevano male, e ho cominciato in casa a bandirle una volta che erano graffiate. Poi qua c'è tutta una serie di spiegazioni, ho trovato una spiegazione scientifica a questa cosa che ho letto da qualche parte, ma non avevo trovato il fondamento scientifico, mi era sfuggito, oggi ne è abbastanza chiaro. In ultimo, come alcuni sanno, io sto seguendo appunto per le istituzioni italiane nel Comitato delle Regioni, che è un po' un'assemblea di sindaci, presidenti di provincia a livello di Bruxelles,
appunto i lavori che fa anche l'Europa da un punto di vista di legislazione. Era imminente un provvedimento europeo sul Blue Deal, poi per tutta una serie elettorale questo provvedimento del Blue Deal va alla prossima commissione. Le linee guida comunque ci sono e come Comitato delle Regioni abbiamo iniziato ad affrontare questo tema, andrà in commissione nelle prossime settimane. L'approccio europeo è molto diverso tra i paesi nordici e i paesi del sud, però anche in questo provvedimento, cioè in questo parere, la questione dei PFAS è una questione estremamente attuale, estremamente presente. Quindi questo per dire che almeno a livello locale, ma non solo, stiamo incrociando tutta una serie di questioni e che fanno venire a galla una situazione che merita di essere, che ci chiede con urgenza di essere affrontata. Gli incontri di oggi vanno in questa direzione e da parte nostra, ecco, c'è ovviamente l'interesse da una parte, ma soprattutto l'impegno insieme a tutti i soggetti di poterla affrontare e di fare in modo che appunto il nostro territorio sia un territorio pulito, non inquinato, e se oggi appunto dovesse essere su quegli aspetti che oggi è inquinato, possa invertire la tendenza e quindi iniziare un percorso che sia un percorso appunto di miglioramento. Quindi ringrazio tanto Tommaso Panigada, che è il gancio rispetto a queste cose, e ci uniscono, insomma, mi sembra, sulla questione dell'acqua e ciò che sta intorno all'acqua. Ormai ci si vede settimanalmente, ma soprattutto appunto è stato quello che ha portato qua la campagna di Greenpeace, che ha portato qua Giuseppe Ungherese. Quindi oggi l'occasione è un'occasione estremamente propizia, estremamente interessante per entrare nel vivo del tema e provare a fare un po' di chiarezza, perché prima di tutto abbiamo bisogno di chiarezza. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, ringrazio il Presidente per l'ospitalità, ringrazio Tommaso, Cristina, l'Associazione Senza Confini per aver organizzato tutto, e ringrazio voi per essere qui. Allora, stasera parliamo di un tema che Tommaso ha spoilerato quasi tutto, perché ha raccontato un sacco di cose già. Sono queste sostanze chimiche che sono, hanno una sigla di quattro lettere che sono anche difficili da pronunciare tutte insieme, perché si chiamano PFAS o PFAS a seconda della dicitura che vogliamo prendere per buona. E questo è un problema, diciamo, che nasce molti anni fa, però è stato a lungo sottovalutato. Vi racconto subito un aneddoto, perché Tommaso prima parlava del progetto Manhattan. Siamo alla fine degli anni 30 negli Stati Uniti, e allora cominciavano a comparire sul mercato i nuovi gas refrigeranti CFC, quelli famosi per il buco dell'ozono. Mi ricordo da bambino mi spiegavano della bomboletta Sprite e del buco dell'ozono. E un ramo della DuPont vuole sintetizzare un particolare gas, perché all'epoca poi entrava, diciamo, in uso massiccio la refrigerazione domestica, c'era bisogno di gas meno nocivi rispetto a quelli che si utilizzavano allora. E questi ricercatori della DuPont cominciano a fare dei test, degli esperimenti, e in una sorta di cilindrone, una sorta di grande bombola, volevano creare il loro freon, perché DuPont era fuori da questo mercato, e alla fine scoprono che in questa reazione le cose non vanno secondo i piani. Doveva uscire un gas da questa bombola dove avveniva la reazione, e la bombola è pesante, ma aria non esce, il gas non si è formato. A un certo punto sono costretti a segare proprio questa bombola e ne esce fuori una polverina bianca. Erano gli anni in cui la chimica è stato un motore della nostra crescita e sviluppo economico proprio a livello planetario, quindi c'era grande curiosità, qualsiasi nuovo prodotto chimico venisse sintetizzato. Mandano ad analizzare questa polverina a un'altra divisione della DuPont e scoprono che questa polverina bianca ha delle proprietà uniche, perché resiste alla corrosione, resiste all'attacco degli acidi, resiste alle alte temperature, è idrofobica, quindi resistente ai grassi, all'acqua, idrorepellente, era qualcosa che non c'era, non esisteva.
Quella sostanza lì è poi prese il nome di PTFE, ma noi lo conosciamo come Teflon, che è quello delle pannelli antiaderenti, e che usiamo in tantissime applicazioni. Ora, diciamo, non vi voglio dire buttate le padelle antiaderenti quando arrivate a casa, perché il teflon in realtà è stabile. Prima utilizzavano tante sostanze che poi sono quelle che creano i problemi ambientali, perché poi quando il teflon è diventato di produzione industriale c'era bisogno di qualcos'altro per favorire la reazione chimica, e sono tanti additivi che fanno parte poi dell'ampio gruppo dei PFAS o dei PFAS. Ritorno sempre alla DuPont, e quella sintesi di quella polverina magica aveva un unico grande problema: era estremamente costosa. Però allora la notizia di questa polverina con queste grandissime proprietà, importanti proprietà, arriva alle orecchie di qualcuno che allora aveva un portafoglio pienissimo, che era il generale Leslie Groves, che coordinava il progetto Manhattan, quello che poi ha prodotto uno dei più grandi orrori della storia dell'umanità, la bomba atomica. E lì, quando si arricchisce di uranio, c'è bisogno di un gas a base di fluoro, che è molto molto corrosivo, e quindi quando arricchivano di uranio per creare la bomba c'era un problema che le guarnizioni in cui avveniva l'arricchimento andavano a degradarsi proprio per via di questo gas corrosivo, e questa polverina, il PTFE e il teflon, risolve tutti i problemi, e quindi cominciano a utilizzarla nella sintesi dell'uranio e arrivano a produrre la bomba atomica. Per anni, diciamo, questa produzione è rimasta segretata a uso esclusivo militare. Oggi, ancora oggi, l'industria militare utilizza questa roba, e poi dopo arriviamo agli anni 70 e queste sostanze, questi prodotti diventano di uso comune. Arriva alle prime padelle antiaderenti ai grandi magazzini di New York, che nonostante avessero un prezzo molto più alto delle concorrenti dell'epoca, vanno a ruba. Arrivano le produzioni tessili, i capi impermeabili. C'è la storia del conte Marzotto, diciamo in Veneto, che fondò la RIMAR, acronimo di Ricerche Marzotto. Siamo a Trissino, in provincia di Vicenza, e lui comincia a voler produrre i primi capi impermeabili, e anziché sottostare, diciamo, a qualche multinazionale della chimica, decide di farsi la sua piccola fabbrichetta. Destina una parte della sua vita, un pezzo delle sue scuderie, a produrre queste molecole. Però le succede un problema, perché il conte ha la sfortuna che il suo vicino è il parroco di un paesino molto piccolo, e questo parroco ogni tanto vedeva uscire da queste scuderie queste nubi di gas che bruciavano addirittura la vegetazione. Se cala, e crea un po' di casino col comune, fino a che a Marzotto, nonostante fosse una famiglia influentissima, lo obbligano a spostare la fabbrica dal centro abitato. La fabbrica poi viene spostata in un altro posto, che è sciagurato oggi diremo, perché viene spostata in quella che si chiama zona di ricarica delle falde, cioè la zona dove le acque profonde vanno a contatto con le acque superficiali. Non ci sono gli strati d'argilla, perché siamo in una zona pedemontana, e da lì, da quell'azienda lì che poi negli anni ha cambiato nome, ha fatto vari passaggi di proprietà, è diventata Miteni, joint venture di Mitsubishi Eni, eccetera eccetera, si crea quello che è uno dei più grandi disastri ambientali in Italia, che è la contaminazione della seconda falda acquifera più grande d'Europa, grande quanto il lago di Garda, che è irrimediabilmente contaminata da queste sostanze, e da cui hanno bevuto acqua oltre 350.000 persone. E quindi, diciamo, quello è uno dei casi più gravi in Europa, è quella che possiamo definire come una delle zone di sacrificio, poi, diciamo, se volete vi spiego anche cosa sono, e lì, diciamo, c'è questa contaminazione che ancora è lì, perché bonificare territori vasti, parliamo di un territorio come
180 km quadrati contaminato. La bonifica è un'impresa titanica e oggi non alla portata, oppure bonificare una falda qui per grande quanto il lago di Garda, capite bene che sarebbe una cosa epica. E questa contaminazione resterà lì per tanto tempo, perché queste sostanze, non l'ho detto ancora, sono caratterizzate da uno dei legami chimici più forti che esistono, quello tra carbonio e fluoro. Questo legame è di fatto indistruttibile, richiede tantissima energia per essere rotto, tant'è vero che queste sostanze, diciamo, quando finiscono nell'ambiente non vengono degradate dai normali processi naturali e vengono definite inquinanti eterni, o come dicono gli inglesi, forever chemicals. E queste, quindi, diciamo, qualcuno dice che sono la via umana all'eternità, perché proprio non si distruggono. Alcune pensate hanno bisogno di oltre 1000 gradi per essere rotte. 1000 gradi in natura è una temperatura che fortunatamente per la nostra stessa esistenza non troviamo. E quindi, diciamo, questo è un primo assaggio. Non so se Tommaso volevi fare qualche domanda o vado ancora. Ti volevo solo chiedere una cosa: quando mi dettero un calcio in culo e un catalogo di valvole e di flange, no? C'erano le guarnizioni in EPDM, in buna alimentare e in teflon. Le guarnizioni in teflon resistevano alle aggressioni chimiche, ma erano delicate, meccanicamente delicate, è vero? Eh sì, però diciamo la resistenza chimica ancora oggi per certe applicazioni sono abbastanza imbattibili. Si incidono, no? Si incidono a quel punto, ciao. Sì, però il teflon, diciamo, ha la fortuna di essere abbastanza stabile a temperature o a situazioni normali, quindi resiste molto bene. È lo stesso motivo per cui, diciamo, la padella antiaderente è considerata abbastanza sicura se non portata oltre quelle temperature, sopra i 250-260 gradi. Se cuciniamo con quelle temperature abbiamo bruciato tutto ciò che stiamo cucinando, quindi non dovrebbero essere un problema. Però faccio un passo indietro, perché poi alla fine le loro proprietà uniche ne hanno permesso l'applicazione in tantissimi prodotti. Oggi, diciamo, se guardiamo la nostra quotidianità, ce le ritroviamo intorno senza sapere né come né perché. Uno smartphone che voi tutti avete è trattato probabilmente con queste sostanze per non far restare il segno dell'impronta digitale sullo schermo, oppure i circuiti elettronici che ci sono dentro. Molte di queste sostanze, ad esempio, al di là dell'abbigliamento, delle già citate scioline, trovano ampio impiego nell'industria militare che menzionavo prima, in tante applicazioni che possiamo, alcune per dire sono nei collini per gli occhi, altre sono componenti delle lenti a contatto, il filo interdentale può essere rivestito con queste sostanze qui, ora non tutti, però ci sono fili interdentali rivestiti con queste sostanze. Insomma, sono veramente numerosi gli usi e per questo poi sono diventate quelle che si dice inquinanti ubiquitari, cioè le troviamo ovunque, sebbene a concentrazioni diverse, ma le troviamo ovunque. Se si trovano nel latte materno delle orse polari, capite bene che siamo arrivati veramente lontano dalle zone dove si usano o si producono. E quindi, diciamo, la situazione è abbastanza sfuggita di mano, anche perché rispetto agli inquinanti storici, che a noi più familiari, pensiamo al DDT o altre sostanze, PCB, eccetera, eccetera, queste qui si accumulano nei grassi. Quindi quando studiavano la chimica ambientale, non le trovava nei grassi umani, i PFAS, quindi le considerava inerti, incapaci di interagire col nostro corpo. Siamo arrivati alla fine degli anni 90 a cominciare a capire che queste sostanze si legano alle proteine. Hanno una predilezione per dire per l'albumina,
ci abbiamo nel sangue, ma c'è anche nelle uova, per dire, nelle uova. E quindi è lì poi è cambiato tutto lo scenario di conoscenza e di scoperte, tant'è che siamo arrivati ora a definire una di queste come cancerogena certa per l'uomo. Ci è arrivata l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS lo scorso novembre a classificarla come tale, una delle oltre 10.000 sostanze che fanno parte di questo gruppo, perché sono tantissime e molte di queste nemmeno le conosciamo perché poi sono protette da brevetti industriali. No, per rendere anche ora possibile uno scivolo verso il nostro mondo, della nostra falda, che noi non abbiamo il lago di Garda, però noi abbiamo sotto i piedi nella pianura 650, non so se sono milioni o miliardi di metri cubi, te lo sai, io mi è preso uno scrupolo, se c'era Naldi subito ce l'avrebbe detto il professor Naldi. Comunque noi abbiamo una falda molto importante, no? Allora, ti volevo chiedere tramite una lettura qua, visto che ci sono delle persone che probabilmente non lo sanno, no? Quindi qualcosa poi sul vostro rapporto, no? Che poi è quello che, perché incontra la trasmissione televisiva, egregia, si pone un problema, ma poi qui c'è un rapporto scientifico, dati fattuali, si citano studi, relazioni, si allegano schede, insomma è una cosa seria, no? Magari poi se, diciamo, chi in sala lo vuole scaricare, come lo può scaricare, no? Come mai ci siamo conosciuti? Allora, noi leggemmo e ne parlammo in associazione, feci presente in associazione che era uscito uno studio su Le Monde, su Financial Times, a primavera del 2023, in cui veniva fuori una storia che mi aveva fatto fare un salto sulla seggiola. Cioè, praticamente si diceva che queste sostanze erano nella carta igienica. Ora, io nella mia, diciamo, vita, sia familiare di gente che ha venduto carta, che ha lavorato in cartiera, io poi stesso ho avuto a che fare con le cartiere e ho trovato tantissima brava gente, anche qualche micio che vola, perché a me mi dicevano non ti dimenticare mai che sono mici, soprattutto dove vivo a Villa Basilica, ma volano, nel senso, riuscivano a fare la carta in condizioni incredibili, quindi grandi lavoratori, però anche, ora un po' di parlare da padino, ma insomma chimicamente intopatori, ecco, per intendercela. Vabbè, io pensavo il macero fosse un elemento problematico, no? E quando insomma c'era la polemica alberi, macero, recupero, diciamo attenzione, poi dopo qualche giro ci sono tante problematiche nella gestione dei maceri per fare la carta, non è così semplice, no? Non banalizziamo, no? È il lavoro poi, per chi fa depurazione, per chi lavora in quel settore, io lavoravo in quel settore. Vabbè, faccio un salto sulla sedia e dico, ma perché non si chiede le analisi ad ARPAT sui fanghi dei depuratori e sugli scarichi dei depuratori? Lo facciamo a livello regionale tramite una rete di comitati. La risposta di ARPAT è questa, è del 10/8/2023, quindi noi ci conosciamo dopo. Gentilissima, si fa riferimento alla sua richiesta d'accesso agli atti pervenuta presso questa agenzia in data 19 luglio, la quale ha chiesto copia delle analisi sui FAS presenti nelle acque di scarico, e nei fanghi dei depuratori industriali consortili di Prato, Venere, Porcari e Acquarno. Si comunica che la sua richiesta al momento non può essere soddisfatta, in quanto le metodiche per la ricerca dei FAS nelle acque sono state ad oggi messe a punto definitivamente da ARPAT solo per il monitoraggio delle acque interne, superficiali e sotterranee. Sono peraltro attualmente in fase di implementazione le prove su matrici complesse con un carico di contaminanti piuttosto elevato, quali acque di scarico e fanghi, ed è in fase di adeguamento l'assetto strumentale che sarà ad esse dedicato. Perché ve l'ho letto? Perché qui c'è, si dice misunderstanding, no? Qualcuno si è sbagliato nel confondersi, perché se noi chiediamo le analisi sulle acque di scarico
se ci fossero le alte concentrazioni, i depuratori sarebbero chiusi da tempo, no? Quindi qui proprio è una lettura approssimativa della nostra richiesta a voler essere, diciamo, benevolo, ma allora è un problema della qualità di chi lavora in quelle strutture. Io non ci credo, perché poi abbiamo scoperto che l'ARPA, anche in buona fede, hanno dei problemi, perché stanno chiedendo alla regione un supporto, perché hanno bisogno di maggiore strumentazione, mezzi, risorse, eccetera. Vabbè, comunque, a quel punto che abbiamo fatto? Ci siamo messi in contatto con Greenpeace e si è aperto un mondo, abbiamo visto gente che ragionava in termini scientifici, ragionava in termini pratici, scientifici e eticamente in linea con i principi della nostra associazione. Da qui è venuto fuori, diciamo, un autocampionamento e le analisi. La mia domanda è semplice, no? Ma in due cavoli le fate analizzare se in una regione come la Toscana che c'ha la normale, l'ufficio delle creature e c'ha un sacco di poli universitari, a Lucca ce n'abbiamo anche uno dove c'è anche la specializzazione per insomma il settore cartaceo. Come hai fatto te a fare l'analisi che ARPAT non era in grado di fare? Qual è il problema? Cioè, qual è la questione strumentale, pratica, per cui non si possa adesso, dopo anche questo lavoro, spingere velocemente appunto per fare quello che diceva Luca Menesini, cioè un'acquisizione di informazioni certificate, serie. Dopo litighiamo, prima acquisiamo, oppure non litighiamo affatto, acquisiamo i dati. Come mai questa gente ci ha risposto così? Abbiamo formulato male la richiesta? Ma allora, diciamo che secondo me la risposta a quella lettera è figlia di un misunderstanding, perché tu, probabilmente voi chiedevate l'acqua depurata, cioè quella che viene poi messa nelle acque superficiali, nei fiumi, non quella che è... degli agli. Esatto. Degli agli. Mentre invece, diciamo, su questo nasce il perché di quella risposta, perché l'ARPA Toscana, che io sappia, ha grandi capacità critiche, ha strumentazioni, è tra le più attive su questo tema, insieme a poche altre ARPA del Nord Italia, da tempo monitorano un sacco di sostanze, hanno fatto anche degli studi molto all'avanguardia, che sono pubblici sul loro sito, sulle stenelle, sui delfini, sugli animali spiaggiati, sul pescato, e che va oltre i controlli di routine che impongono le normative. Per cui, diciamo, ARPA fa un grande servizio conoscitivo, però poi le agenzie regionali non hanno un ruolo politico, nel senso che loro raccolgono informazioni, passarle all'interlocutore giusto, che qui è la politica, e la politica poi si deve far carico da quel bagaglio conoscitivo e decidere che provvedimenti mettere in atto. Noi negli anni, diciamo, dopo lunghe battaglie, lunghi tira e molla, per dire, in assenza di una normativa nazionale, perché queste sostanze non sono normate, di oltre 10.000 tre sono bandite a livello globale. Quindi capite bene che è meno di un'India, regioni come il Veneto e il Piemonte si sono dotate di proprie direttive sui limiti agli scarichi delle aziende. I limiti agli scarichi, per quanto, diciamo, non azzerino il problema, però poi mettono in atto tutta una serie di controlli, perché poi per rientrare in quei parametri chi gestisce il depuratore chiede dei controlli alle aziende che scaricano il depuratore, quindi si innesca anche un meccanismo conoscitivo, perché prima tu citavi bene l'esempio delle aziende del distretto tessile di Prato, questo nucleo di una trentina di aziende che anni fa, diciamo, loro non sono diventati degli ambientalisti, ma loro hanno detto: io per stare a galla in un mercato globale devo classificarmi, devo posizionare sui più grandi standard ambientali che ci sono, perché non potrò mai competere con un cinese, con un thailandese o con un vietnamita. Devo mettermi a livello più alto. Come faccio? Lo faccio eliminando le sostanze chimiche che sono pericolose nelle produzioni tessili, tra cui queste sostanze qui.
hanno cominciato a analizzare, a fare una fotografia, diciamo un'analisi degli scarichi per capire a che punto erano. Dopodiché hanno cominciato a lavorare risalendo a ritroso tutta la filiera, l'approvvigionamento delle materie prime, da dove arrivavano, perché loro avevano un problema con delle altre sostanze che servono per sgrassare la lana. Quindi hanno chiesto ai fornitori sudafricani, australiani, di dare tutta una serie di informazioni circa la presenza di queste sostanze nella lana. E hanno cominciato a lavorare, per dire, su tutti gli ausiliari che vengono utilizzati, anche gli oleanti che vengono utilizzati nelle filature, per andare a capire da dove venisse quel problema. E questo è un approccio serio. E l'hanno fatto in assenza di regole o di quello che il legislatore ha imposto. È un meccanismo di autocontrollo che però a loro poi ha dato anche dei riscontri in termini di posizionamento sul mercato. Un'altra cosa molto interessante l'hanno fatta anche su, a Prato lo sapete meglio di me, c'è una grandissima tradizione sul materiale tessile rigenerato, laniero soprattutto. E quando vanno a rimettere lana vecchia per produrre nuovi capi, e posso riciclare magari un maglione fatto 50 anni fa che ha dei tenori di sostanze chimiche molto diversi rispetto agli standard produttivi attuali. E loro sono andati a analizzare, campionare vari materiali che poi usano per fare nuovi prodotti, per capire quale fosse il livello di sostanze chimiche, a che punto erano, e darsi delle regole su cosa scartare o cosa no, per non creare sempre un ciclo infinito di inquinamento. Quindi questo è un approccio serio, l'ha fatto Confindustria Toscana Nord, allora il presidente era Andrea Gavicchi, che poi da lì poi è nato questo consorzio italiano Detox, ma si tratta fondamentalmente di quello che è un processo di tracciabilità delle filiere. Io vado a monitorare tutto ciò che metto nel processo, e così sono consapevole di non contribuire in alcun modo all'inquinamento. Loro, per dire, qualche anno fa, proprio per questo approccio qui, sono stati ospitati a organizzare un seminario dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche. Voi capite bene che lustro è per il sistema produttivo italiano avere l'Agenzia delle Sostanze Chimiche che ti indica come best case, best caso applicativo da esempio per tutte le altre aziende che operano nello stesso settore in Europa. Sì, ecco, siamo andati su un punto che ci tocca direttamente, però faccio un piccolo passo indietro, perché la mia provocazione così non era acida più di tanto nei confronti di Alphat, era per dire che però scoprire che grazie ad Alphat è possibile consultare dei dati puntuali relativi alla presenza di PFOS nel biota della nostra provincia. Io vi do quelli che ho trovato io, e tu per cortesia, siccome non sono un chimico, bacchettami se dico degli spondoni. Un cavedano a Ponte San Quirico nel 2021 presentava 2010 nanogrammi in massa. Io non so qual era la sua massa, 2 etti, 3 etti, non lo so perché non l'ho segnato, ma credo ci fosse pure nell'analisi. Ce n'era anche un'altra, ma insomma. Al Piaggione, sempre il comune di Lucca, la differenza è che a Ponte San Quirico c'è il Campo Pozzi, no? Dico bene? Cioè, all'altezza dello Stelo c'era il Campo Pozzi. A Piaggione 2134, sempre nel 2021, mi fa pensare fosse la stessa campagna di campionamento. Risalgo veloce. Borgo Almozzano, Ponte delle Catene, quindi a Chifetti, di là c'è forno. Quindi come Borgo Almozzano? Un cefalo, 1080, quindi stiamo risalendo, e ce ne sono ancora tanti per come la capisco io, no? Però diciamo,
il trend si cala, ma sono tanti. Dimmi te quanti sono, troppi o tanti? Sono tanti tutti. Veda lei, veda lei. Ora lì, siccome lì c'è una bella realtà, no? C'è il rafting, c'è tanti giovani, c'è la Lima, no? C'è la Lima. Io sono andato a cercare dei dati, non sul biota, a monte, sempre di alto. Quindi io non ce l'ho l'alba, anzi, opposto. Volevo dire che forse l'alba ha un po' le mani legate, abbiamo le mani legate, no? Ecco. Se si va sullo Scesta, o se si va sul Pizzorna, quindi quello che scende da Lugliano, dove insomma c'è più nulla, perché non c'è più niente, c'è solo il lico rafting, no? E c'è un po' di dighe, ma le dighe possono tirare giù un po' di terra, no? Ecco, non c'è nemmeno... Siamo a 1080 appunto, lì ci sono da Punta Serrana, lì sono tre attività, fanno carta, piccole però, piccole. Coreglia, Ghivizzani, Natocefalo, 1228, 2021, quindi si capisce che è accaduto qualcosa, c'è una coscienza prima che noi si andasse a sollevare un mezzo Vespaio, no? C'era già una consapevolezza del problema, no? Da parte delle istituzioni, e ARPA svolgeva il suo ruolo. Io non lo sapevo, se non ti beccavo, non lo sapevo. Io ci vado un giorno su, un giorno sì, un giorno no, scendo da Bagni di Lucca, vado di là perché a Villa Basilica ci si può andare perché si muore arrotati dal camion della carta, ce n'è 250. A proposito, quando si saprà dove cavolo vogliono far sortire quella bretellina, saremo morti. Coreglia, Ghivizzano, Lucefalo, 1228, Barga, Corsonna, Salmonide, Truota, no? Come si dice nel mio paese, 4,43, Corfino, Castiglione, allevamento di trote, io qui devo aver sbagliato perché 4,90, 180, 160 mi preoccuperei, però forse ho letto male. Campolgiano, 2021, Torrente Edro, c'è un ponte romanico splendido, è scartiera, nata trota, salmonide, 6,26. Sopra non c'è niente, forse a Castelnuovo ci sono andati, ma è sotto Castelnuovo. Hanno saltato a Pieppali, come mai? Non lo so. Si vede che a Castelnuovo sono più ganzi, oppure sono più fortunati, lì non c'è andato. Forse non l'ho trovato io, eh? Ecco perché bisogna sapere le cose. Poi, volo. Dove abitiamo noi? Villa Basilica. Ponte a Villa, si cambia comune lì, nel 2022, io era 0,5, non vorrei essermi sbagliato, 6,50 o 500, mi posso essere sbagliato, però per essere una trota e avere depuratori a valle e non c'è niente perché le cantiere scaricano in un tubo recluso, mi preoccuperei, vorrebbe dire che qualche vecchia cartiera deve avere, diciamo, oppure qualcuno deve aver fatto delle cose nel terreno, non lo so. Comunque, concludo in bellezza. Versilia, Sera Vezza, 2019, 18, 17 e 20. Fiume, Vezza, un ballo. 3,80, 3,80, 6,50, 500. Versilia, eh? Viareggio, la perla del Tirreno. Io non so cos'è questa Lisa Ramita perché sono un ignorante. Sono da Dicefalo, mi sa. È ancora Dicefalo? No, mi sa da Dicefalo. Allora è più fortunato perché... Un Mugine nel 2020, 3130, è uno dei top di gamma in mondo Toscani, perché poi noi abbiamo anche dati di fuori. Nel 2019, 2440, nel 2017, 1020. Che è successo? Che è successo? Secondo me problematiche sul porto, o problematiche a monte, perché lì siamo, c'è scritto località Nettuno, Nettuno, e non si sa dove è Nettuno, il bagno Nettuno, fiume o bagno Nettuno non ce n'è, scarichi di fognature non ce ne sono, davanti c'è la bocca del porto. Quindi il problema è o sul porto o sul Burlamacco o sul lago di Massaciuccoli, non lo so, però sono dati ARPAT. Ecco, io vorrei che questa roba, al di là dei discorsi sul distretto cartare, che non è che si può fare due minuti, io non ci vorrei neanche entrare, a meno che non ci sono delle domande qui stasera, perché a dire delle stupidaggini è un attimo, è un amen, no? Però magari se ci spieghi i risultati anche su
quello che abbiamo fatto negli scarichi dei depuratori in provincia di Lucca, così almeno è chiaro. Però secondo me sta roba ci dice, cambio, ma l'Arpate c'è, l'Arpate c'è, no? Ha fatto il suo dovere, no? Perché sta roba non si sa? Cioè, quei ragazzi che vanno a fare rafting, no? E partono con le canoe dal Pontasera, che partono di lì, ragazzi, eh? Vengono da tutto il mondo, eh? Partono da lì, partono proprio da Pontasera, da Chiventi, quel posto lì, no? Io direi, quando ci metti un cartello ci scrive, oh, qui c'è il fasse, cioè, hanno pescato un po', ma che succede? Cioè, questa serie di caricele, eh? Bisogna che qualcuno le dica, e non un rompi scatole, cioè deve essere una questione, l'ha detto l'Arpat. Ecco, che ne facciamo? Domanda un po' pertinente, prego. No, allora, questi diciamo, l'Arpa Toscana è una delle poche che fa le analisi sul biota, quindi significa che c'è un lavoro serio alle spalle. E per capire ora quei numeri, vi do un parametro. 2020, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, quella a sede a Parma, rivede a ribasso le soglie di assunzione di PFAS settimanali. Prima erano migliaia di nanogrammi, li porta a per 4 molecole delle oltre 10.000, tra cui il PFOS, cioè questa molecola di cui parlavi te, la porta a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo. Cioè, che vuol dire? Che un ragazzetto di 10 kg a settimana ne può prendere 44 nanogrammi. Voi capite bene che se dovesse mangiare quel pesce lì che ce n'ha 2000 per grammo, siamo fuori, fuorissimo. Parliamo di nanogrammi, che sono quantità a livello proprio analitico molto 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 basse. Sono miliardesimi di grammi, quindi sono quantità che sono anche difficili proprio da misurare, perché se c'è parlato con qualcuno che lavora in laboratorio, quando gli dite nanogrammi, fermo un attimo, perché è veramente poca roba. Però questo, perché parliamo di nanogrammi? Perché queste sostanze poi, al di là dei gravi effetti che possono avere, alcune di queste per causa di alcune forme tumorali, queste sostanze, come le ha definite uno dei massimi esperti mondiali, che è un professore di Harvard, ha detto queste sostanze sono come l'amianto, ma non che perché causino il mesotelioma, la malattia tumorale, ma perché come l'amianto non generano un effetto immediato sulla salute, ma generano un effetto graduale nel tempo. E questa è la cosa peggiore in assoluto, perché se prendo qualcosa e sto subito male, posso, magari se mi va bene, invece qui non si sa come andrà a finire. E il vero problema è che queste sostanze poi sono interferenti endocrini. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che una volta entrate nel nostro corpo vanno a simulare o potenziare l'effetto degli ormoni. È come se venisse qualcuno ora e ci spengesse la luce così. Sarebbe un pasticcio parlare con la luce spenta o vederci con la luce spenta. Quindi danno un falso segnale. Nel nostro corpo gli ormoni vanno a modulare, a mediare tantissime funzioni. Pensate alla crescita, al metabolismo, al metabolismo degli acidi grassi, alla fertilità. E il nostro corpo poi è progettato bene, perché gli ormoni sono efficaci a piccolissime dosi, e per questo è correttissimo parlare di nanogrammi, di miliardesimi di grammo, quando si parla di questa contaminazione. Ora so che te vogliamo parlare di quello che abbiamo fatto con Greenpeace per i distretti, e il dossier di cui poi ho parlato anche Presa Diretta, perché noi abbiamo fatto una serie di campionamenti in vari distretti industriali. La Toscana è una regione a forte vocazione manifatturiera, di chimica di base credo non ci sia rimasto quasi nulla, quindi sono potenziali utilizzatori di queste molecole in alcune fasi dei processi produttivi. Abbiamo fatto campionamenti in vari fiumi, nella stragrande maggioranza dei casi negli stessi fiumi
a monte a valle dello scarico. Eravamo insieme nel Rio Frizzone, Rogio Frizzone, non so come la pronuncia. Eravamo a distanza di 100 metri. Io non sono andato oltre i confini, eh. Noi si era sulla Pescia e sul Frizzone. Noi, provincia di Pisa, ci siamo andati. E lì era per capire quale fosse la concentrazione nello stesso fiume immediatamente a monte o a valle dell'immissione dello scarico del depuratore. E delle differenze ci sono. Abbiamo utilizzato due metodologie analitiche differenti, una che è quella classica che va a analizzare le singole molecole, però questa poi su 10.000 molecole diventa non sempre efficace, perché non tutte le 10.000 molecole le conosciamo. Cioè abbiamo, diciamo, adottato col laboratorio che ci ha analizzato i campioni una metodica mutuata da quella dell'agenzia l'EPA, la più grande agenzia ambientale al mondo, che è quella degli Stati Uniti, che misura in qualche modo una stima di PFAS totale. E qui, diciamo, la scala di valori è molto molto più alta, parliamo di migliaia di nanogrammi. E qui è segno che c'è qualcuno che li usa, qualcuna delle aziende, una, due, tre, non lo so quante, che i cui scarichi confluiscono in quel depuratore. La stessa cosa l'abbiamo trovata nel distretto tessile pratese, la stessa cosa sul canale Usciana, dove scaricano le concerie, o a San Romano, diciamo, dove scarica il depuratore Cuoio Depor. Insomma, lo spaccato che ne è venuto fuori non è dei più rassicuranti, e quindi noi siamo a segnalare: signori, c'è un problema che va approfondito. Noi non è che siamo un'istituzione, poi sta a chi ha strumenti, soprattutto, diciamo, a chi ha la governance a livello regionale, attivare l'agenzia con controlli mirati, perché le capacità tecnico-analitiche ci sono. Allo stesso tempo poi ha dato, diciamo, indicazioni anche al settore, ai vari settori manifatturieri, di mutuare, fare proprio quello che raccontavo poc'anzi relativo a questo nucleo di aziende del distretto tessile pratese. E loro si sono posti il problema e, con un approccio scientifico e rigoroso, sono andati a capire dove fossero i problemi. Attenzione, un'azienda può utilizzare questa sostanza anche in modo del tutto inconsapevole. Perché anche nelle formulazioni chimiche che un'azienda compra, alcuni ingredienti sono elencati se e solo se superiori a una certa percentuale in termini di composizione. E quindi, diciamo, queste molecole potrebbero nascondersi in qualche prodotto che è stato sempre usato, ma che non è dichiarato in etichetta. Quindi la situazione va approfondita. Sì, anche se i detti popolari, tipo dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, no? E qui io lo muto, è la funzione che fa che illumina la strada, nel senso se sei idrorepellente e lipofobico e tu produci beni che hanno necessità nel ciclo produttivo di chemicals che agevolino questo tipo di processo, una strada ce l'hai. Poi si tratta di capire che cosa usi. Però io vi volevo dare un'informazione qua, così non so nemmeno se te l'ho detta, no? Ora faccio l'ipocrita, ma insomma, un'informazione che è sempre in positivo, sia pur sotto forma di provocazione e denuncia, ma è una grande cosa che abbiamo. Perché lo so, perché nelle poche cose positive che il mio percorso lavorativo mi ha permesso di acquisire, c'è stata anche quella di aver contribuito direttamente, quindi so di cosa parlo, a che questa cosa esistesse. Una rete di centinaia di campionatori automatici, autosvuotanti, termostatati, a piè di fabbrica nel settore conciario, tessile e cartaria. Unitamente ai sistemi di misura delle portate, consentono di determinare il reale carico idraulico e di inquinamento su cui ripartire correttamente tra le aziende i costi della depurazione, perché non è affatto detto che chi è più piccolo inquini di meno, non è assolutamente detto. Quindi
l'equità nella condivisione dei costi di gestione, al momento in cui furono fatti gli impianti che ora devono essere ammodernati perché siamo indietro di 30 anni, ma 30 anni fa a qualcuno si accorse che dice: ma noi come ci si condividono queste spese, no? Perché ora ti dico una cosa che forse non sai, te che sei andato nella zona del cuoio. Qui, nella provincia di Lucca, ce li abbiamo. A differenza di là, ci fu un periodo in cui volevano far pagare i costi di depurazione in relazione al chilo carta, per cui il piccoletto avrebbe speso di più, la cartiera che produceva meno, perché il più grosso era più forte, che poi è la legge normale della società, della politica estera, economica, e il mondo è così, che è più grosso, vincono Marchesi del Grillo, no? Poi però passò questa cosa, a Santa Croce è così, a Pontello è così, credo anche a Prato, ma credo sia anche a Lucca, cioè sia anche a, volevo dire a Venere che è Lucca, ma l'hanno venduto il depuratore a Cartai tramite un'asta immobiliare, un depuratore, l'hanno venduto come se fosse un palazzo. E, beh, è semplice, si fa le analisi, le fanno loro, all'interno del loro ciclo produttivo, gestiscono la riservatezza dei loro soci, non si mette in discussione la ricetta del buccellato del Taddeucci, perché ognuno ha la sua ricetta del buccellato del Taddeucci per l'impasto carta, c'ha i suoi fornitori, c'ha il suo know-how, no? Però a quel punto c'è un patto sociale, c'è un patto etico e deve venire fuori, cioè chi è stato che ha tirato, no? State tutti puniti, non si può fare, siamo mica a scuola, ci devono essere delle responsabilità, cioè, la scuola quando ci andavo io, no? Ci deve essere un'assunzione di responsabilità. La Toscana è quello che io mi domando e che mi inquieta, ma questa mia Toscana, no? È anche lunga, no? che era così avanti, io l'ho detta come battuta l'opificio delle Chiolbe Dure, ma ci credo davvero, ma che gli è successo? Cioè, io ve la dico, cioè, chi ha la responsabilità, la capacità, la forza, io lo dico semplicemente, ci abbiamo tutto, per poter capire, tutto, non ci manca nulla. Basta semplicemente che qualcuno si prenda la responsabilità di farlo, senza impiccare nessuno, senza capi espiatori, ma nemmeno senza persone che svillaneggi dicendo cosa va cianciando questo Giuseppe Ungherese, ma queste sostanze impermeabili come fai a usarle per fare della carta che deve passare dal cesso? Punto. No, un confronto con queste basi non si può fare, ci deve essere rispetto reciproco, altrimenti dopo diventa uno scontro e non è giusto, perché sulla salute, no, e sull'acqua si deve unire, io ci credo profondamente, ma sono convinto, anche se posso sembrare un po' così polemico, no? Ma sono proprio l'opposto, però patti chiari, amicizia lunga. Io non so se qualcuno vuole fare delle domande, perché abbiamo esplorato tanti temi. Forse ci sono domande dalla sala. Abbiamo ammazzati. Una curiosità. Sì. So che c'è stata una dichiarazione sui quotidiani locali degli imprenditori. Allora, che assolutamente dicono, praticamente dicono, raccontano balle, per quello, come così l'ho interpretata io e quale l'ha interpretata altre persone che hanno letto. Vorrei sapere cosa ne dite voi di questa uscita così tranchant, no? Te Tommy dici, confronto, qui mi sembra che, non lo so, le affermazioni, questa storia dirà no, è impossibile perché questi prodotti hanno questo effetto che per noi non sarebbe esattamente il contrario
delle indicazioni per il nostro prodotto che poi è la carta igienica. Allora, non lo so, volevo sentire la vostra opinione. Le dico la mia. Allora, parto un po' da lontano, diciamo, intorno alla carta igienica, perché quello studio famoso che trovò una singola sostanza nella carta igienica, la trovò in piccole quantità. Vuol dire che questa sostanza, questa roba non veniva data per dare una performance, cioè c'era bisogno di fare la carta igienica impermeabile, perché sennò non serve a nulla, ma era qualcosa, un residuo di lavorazione, di qualche cosa che veniva utilizzato. Detto questo, è chiaro che se vogliamo ragionare con gli industriali, anziché diciamo uscite un po' sgangherate, sarebbe bene che tirassero fuori i dati, perché io con Greenpeace non è che facciamo un lavoro che ci vogliamo beccare delle denunce in giro, non abbiamo questa necessità, però noi diffondiamo dei dati, se qualcuno ha dei dati certificati che possono essere smentiti, che possano smentire quelli, siamo lieti di vederli e di guardarli e siamo aperti al confronto con loro e con chiunque altro. Perché senza dati le dico anche un'altra cosa. Torno indietro, vado nel 2016-2017, sollevavamo questo problema in Veneto. La giunta regionale del Veneto voleva denunciarci per procurato allarme. 10 giorni fa il Consiglio regionale del Veneto, con lo stesso colore politico della maggioranza che c'era allora, il presidente è sempre lo stesso, ha varato un provvedimento all'unanimità in cui impegna il governo a mettere al bando queste sostanze. Erano quelli gli stessi che ci volevano denunciare per carità. Quindi, spero di averle risposto, però dati e numeri. Sì, io sono d'accordo, perché è un gruppo che ha dati come quelli che abbiamo ascoltato nella trasmissione, si risponda dicendo ma la carta igienica anzi sta lavorando male, perché non dà, insomma, non è una risposta. Come vuoi? Per fare la domanda, sì. L'ASL tale, diciamo, è stata coinvolta per sentire un po', perché se queste sostanze vengono ispirate per esempio sulla carta, non sulla carta igienica probabilmente, ma sulla carta quella l'asciugatutto eccetera, e ci sono dei lavoratori che vengono esposti, poi soprattutto sugli usi delle cartiere per non fare appiccicare la cosa, quindi deve sentire anche se la l'AUL ha richiesto un elenco esatto di tutte queste sostanze che vengono utilizzate. Io questo non lo so, però sicuramente diciamo dovrebbero attivarsi gli enti preposti, perché molte di queste sostanze sono anche volatili, cioè sono disperse, aerodisperse, disperse nell'aria. Io le dico che io non lavoro diciamo in una catena di montaggio, però mi sono fatto le analisi, io vivo a Roma, conosco questo tema da almeno 10 anni e io queste sostanze nel sangue ce le ho. E quindi le assicuro che non mi capacito come mi sono entrato nel sangue, perché io sono super, le assicuro che sono super super attento, quindi non oso immaginare chi per lavoro ci può entrare in contatto ogni giorno, o meglio, ci sono dei dati storici che riguardano gli operai di aziende chimiche che lavorano, le aziende chimiche che producono proprio queste sostanze, quindi non gli utilizzatori, i produttori di queste molecole, che sono valori molto molto alti. Però io a questa domanda non so rispondere, le posso dire che io ce li ho e non so dove me li ho presi, perché queste sostanze si accumulano nel corpo e molte di queste hanno tempi di permanenza nel nostro corpo molto molto lunghi, si chiama tecnicamente emivita, cioè se io di una sostanza, il PFOA, quella che è dichiarata cancerogena, accertata come cancerogena, oggi ne assumo uno attraverso un pezzo di bistecca, metà di quell'uno il mio corpo lo
espellerà tra circa 4 anni. Quindi voi capite quanto tempo restano. E se io prendo anche un nanogrammo al giorno, questa quantità cresce. Ti volevo chiedere io una cosa invece, se non me l'ascolto. Lo accennai all'iniziativa al comune di Capannori. Avevo letto un libro edito da una casa editrice fiorentina, si chiama Black Coffee, ed era un libro, fu presentato anche sul manifesto, di una autrice americana, statunitense, si chiamava Mill Towns, dove questo mulino in realtà era una cartiera, no? E è una storia della classe operaia bianca, democratica, che gioca a baseball. Questa è una ragazza, c'è il babbo che è un campione di baseball, operaio, va in pensione e muore 3 anni dopo per un tumore. Il nonno era morto 3 anni dopo, essere andato in pensione per un tumore. Tutti e due avevano lavorato alla sbianca della carta, alla sbianca della pulpa di cellulosa, quella che viene anche da noi, che lì era utilizzata per produrre la carta patinata della National Geographic. È un libro che mi ha veramente spinto, no? A poi dopo ha fatto un bingo, qualche cosa insieme, tum, no? Perché è di una bellezza e di una profondità sconvolgente. Le donne che si mettono insieme, l'omertà, la difficoltà, il dolore, la sofferenza, la scientificità del lavoro. Insomma, io da lì mi sono detto, ma non è che noi abbiamo toppato tutto, cioè vediamo il dito e non guardiamo l'insieme. Cioè noi abbiamo i pro e i contro, comunque qualsiasi attività facciamo, no? Allora, il macero da un lato ha le problematiche che ha, parlo proprio della carta, il macero ha le problematiche della carta, che ha quindi costi ambientali di un certo tipo, però un risparmio di materia, no? Diciamo, però poi a un certo punto più di tanto insieme non ti ci sta, con lo sputo non ci sta, lo riempi, poi lo devi scaricare, no? Lo devi, diciamo, smaltire il rifiuto, perché diventa rifiuto, non è più carta, a meno che tu non trovi il sistema di far diventare uno smaltimento la carta, ma allora è un dramma. La gestione, la coltivazione delle foreste, i certificati verdi ambientali di chi è certificato ma ha comprato migliaia e migliaia e migliaia di ettari di piantagione di eucaliptus, di piantagione di betulla, e ora le betulle, insomma, perché Russia con Russia non è che vada tanto bene, no? E dov'è? Cioè, io dico, non è che lì parlo lì, perché alla fine qui non ci abbiamo la decortificazione, cioè non si toglie la corteccia, non si fanno i chips dagli alberi, non si raffina diciamo il legno e non si tira fuori la cellulosa dalla fibra lignea, no? E non si fa l'impasto che fanno loro, perché la fibra lignea da sé insieme non ci sta con lo sputo, no? Quindi loro fanno l'impasto come si fa noi, no? Dalla fibra lignea lavorata. Qui un tempo c'era la meravigliosa carta gialla con cui tutti noi, quelli più vecchi da bimbetti, ci si mangiava lupini. A me mi piaceva perché gli sparavo la buccia, no? Esatto, no? O le cardaroste, no? Ma l'ha prevista perché quella fibra vegetale era una roba. Ora ho scoperto che il bambù, che la canapa, soprattutto la fibra bianca, eccetera, eccetera. Insomma, noi abbiamo abbandonato la fibra che era veramente un crimine, no? I nostri fiumi con la carta gialla, ragazzi, erano morti, no? Quindi i nostri fiumi ora stanno meglio rispetto a quando ero bimbetto io, ma molto meglio, no? Però non è che ora con questa cellulosa, no? Cioè una parte di questo problema ce l'abbiamo alla fonte, che è nella pasta. Io mi ricordo, e questo è un contributo che proprio sì, liberamente, da ragazzo ho collaborato alla vendita di cellulosa, no? E di chimica, di vero, non ci capivo niente, però ho capito due cose. Mi chiedevano punto di bianco, perché ragazzi la carta igienica colorata la prendevano solo nei momenti della Milano da bere, dell'Italia stupida degli anni 80, cioè la carta igienica colorata la prendeva solo un cretino, no? Ecco,
ma è stata anche linea, no? Il punto di bianco è il grado di rottura, il grado di rottura, cioè la fibra, quanto la puoi tirare, lo strappo, no? Il resto io non me ne sono mai occupato. Ma che c'è? Allora ti faccio la domanda a te, ma non è che con Greenpeace potete approfondire un focus su quello, cioè in qualche parte del mondo dove si produce polpa di cellulosa, no? Diciamo, qual è, alla luce di quello di cui stavamo parlando, no? Se esiste la possibilità che ci sia già dalla partenza l'impiego di questa roba. Perché? Perché fatto 100, le fibre o cellulosiche, cioè o la cellulosa diretta, lignina o emocellulosa possono arrivare al 70-75%. Poi c'è l'acqua nell'impasto, sarà al 3-4%, non lo so quello che è, no? E poi sono colle, sono colle, resine, amidi, sostanze inorganiche per dare la morbidezza, che ne so, colore, no? Insomma, quello che ci mette, la ricetta del Taddeucci in buona sostanza, no? Ma io ho proprio la paura, no? Dico la verità, che noi non abbiamo forse guardato anche lì. Non è che proprio nella colpa di cellulosa bianca, non lo so, domanda, cioè senza stare a dire, sa lì è poco, c'è George Pacific, insomma, c'era anche chi ci ha lavorato quando era giovane, ora è capo di una grande industria, per cui lo sa. Ma guarda Tommaso, questo non saprei cosa dirti perché non l'abbiamo mai approfondito, devo parlarne con qualcuno dei colleghi, soprattutto le nostre diciamo, sedi nei paesi scandinavi, che sono molto attive su questi temi. Devo capire con loro, mi prometto che magari in futuro vi potrò dare queste informazioni. Finito? Ci sto. Venite, andiamo, c'è anche lei, vai. Quindi la necessità ovviamente della trasparenza che da parte loro nell'interesse di tutti. Dico, poi resta comunque, questo è ciò che dobbiamo ricordare, a parte passa perché ci si distrae un attimo, no? Però ci dobbiamo ricordare che comunque i dati delle analisi, quelli sono, quindi se non viene da un settore verrà da un altro, potrebbero essere molti più, ma il problema c'è comunque, quindi è necessario andare a ricercare là. Parla le fonti, no? E questo ce lo dobbiamo tenere bene a mente, perché altrimenti poi alla fine diventa tutto no? No, certo, concordo con la tua considerazione, perché bisogna stare attenti, si può fare di tutto nel non faccio, servono dati a capire le cose. Tutto qua. Io sicuramente 2 anni fa la Comunità Europea ha varato questo piano d'azione. Che ha messo al bando 2000 sostanze chimiche, tra cui il FAS e il PVC e altre. L'ha messo al bando dal 2030, non so se è stato detto questo. Io volevo sapere questo piano d'azione a che punto è nella sua attuazione, perché il 2030 non è tanto lontano e comunque è già cominciato in 2 anni. Perché lo dico? E questa è la prima domanda. La seconda domanda che volevo fare è se queste sostanze, ti parlo giustamente molto in là perché ci sono delle persone che si intendono di questo sistema, ma sono anche volatili, c'è il problema della volatilità e che quindi sono anche e poi non è questo diciamo, l'argomento per il Cat Pass, ma io volevo parlare anche del PVC, che come il Pass è stato messo al bando dal 2030, che però continua ad essere usato in grandissima quantità in tutte le applicazioni. In particolare che la punto là è perché non è che voglio fare l'allarme, però in questo momento sulle nostre teste, parlo di una costruzione recentissima che è stata fatta a San Concordio, proprio sulle nostre teste c'è una copertura, un tetto che c'è più di una tonnellata di PVC. Ecco, dobbiamo preoccuparci. Una serie di iniziative prevede anche la messa al bando dei PFAS. Quello è stato un po' rallentato, però oggi grazie alla proposta di 5 nazioni, ma non l'Italia, sono 5 nazioni: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Danimarca,
dovrebbe portare al divieto completo dell'uso e della produzione di queste sostanze in tutta Europa. Credo ci si arriverà intorno al 2027-2028, quindi prima. L'iter del PQC invece non l'ho seguito, però quello dovrebbe essere molto molto più accelerato. Su questo i rumors dicono che c'è una forte pressione da parte dell'industria produttiva italiana che cerca di minare questo bando della produzione del PQC. E detto questo, il PVC, diciamo, i più grossi problemi ambientali li genera nella fase di produzione, non quando diciamo, è già formato, che è in base alle mie conoscenze, quindi non saprei se è un tetto o quando è già, diciamo, PVC non dovrebbe essere un grande problema. Viceversa, se c'è una fabbrica che produce PVC è un altro discorso. E l'ultima cosa, volatili, sì, molte di queste sostanze sono volatili, si ritrovano in concentrazioni veramente infinitesimali anche nell'aria, tant'è che il trasporto con le masse d'aria è la via principale, una delle vie principali attraverso cui poi finiscono per dire, al Polo Nord. Oppure è uscita una ricerca fatta dall'Agenzia Ambientale Olandese che dimostrava come l'area, diciamo, laddove si infrangono le onde, il riva al mare, per la zona degli spruzzi, l'aria sommarina era più concentrata perché proprio queste sostanze vanno a finire anche nell'aria. Sono solubili nell'acqua, ma poi vanno a finire anche nell'aria. Però in aria le concentrazioni sono molto molto più basse. Spero di aver risposto a tutto. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa? Perché noi siamo, insomma, si è fatta una bella tirata di roba pesante, quindi allunga il brodo, non penso sia il caso. Qualcuno ha qualcosa da dire? No, l'unica cosa, prima non l'ho detto nell'introduzione, da parte sia del depuratore Acquapur, sia da parte di Acqua, il gestore della risorsa idrica sul nostro territorio, sono in corso appunto delle analisi e degli approfondimenti su questo, quindi poi vogliamo anche, e l'ordine del giorno che abbiamo fatto va molto in questa direzione, quindi vediamo anche, visto che c'è una sensibilità sempre più crescente, anche di creare uno spazio sul sito di trasparenza, oltre a tenere aggiornati i cittadini, anche avere uno spazio dove mettere dati, e credo che poi il coinvolgimento di ARPAT su tutte queste questioni, prima ancora che l'azienda sanitaria, sia fondamentale. Ottimo, grazie a voi.